Sono Vanessa Antoni e sono l'autore di Laga Ovunque, edito dalla Terza, in finale a questa 62esima edizione del Premio Campiello. E di Laga Ovunque è un romanzo che racconta la storia della street art e dei graffiti, qualcosa che comincia nei quartieri poveri di New York e di Filadelfia nella seconda metà degli anni 60, fino a diventare un movimento globale che oggi va nelle grandi fiere d'arte, va nelle migliori gallerie, e però continua a esistere nelle strade, sui treni, sui muri. E forse ha una storia che va ancora più indietro, perché potremmo arrivare al muralismo messicano di Diego Rivera, potremmo arrivare alle incisioni fatte con le fibbie dai prigionieri degli ospedali psichiatrici parigini fotografati da Brassai negli anni 30, o potremmo andare ancora più indietro, fino forse alle grotte di Lascaux, ai primi graffiti fatti dagli uomini primitivi, perché in qualche modo scrivere e disegnare sui muri è sempre stato un istinto primario, lo fanno anche i bambini piccoli. È una storia enorme e grazie allo strumento del romanzo ho potuto raccontarla in un volume non grande quanto un'enciclopedia, perché il romanzo ti permette di scegliere. In Di Lago Ovunque si racconta la storia di un artista che lavora per gallerie nel mondo dell'arte ufficiale, ma ha un passato da graffitara. E in qualche modo, rievocando la propria giovinezza, ci porta in questo viaggio attraverso quello che poi in questi anni è diventato, quantomeno per ampiezza, il più grande movimento artistico di ogni tempo, non sempre privo di polemiche al seguito, perché spesso i graffitari sono stati criminalizzati, fraintesi, mistificati, e è una storia spesso piena di contraddizioni. Magari da un lato si fanno delle leggi contro i graffitari, dall'altro si chiamano per ridipingere i muri dei quartieri degradati. Allora, il graffito porta decoro o porta degrado? Dipende dalle epoche storiche. Ci sono molte, molte variabili. E io credo che la street art e il graffitismo sia anche un filtro molto interessante per guardare allo spazio pubblico e allo spazio urbano in particolare e al modo in cui lo viviamo e lo attraversiamo.